qualche esempio simile. Alla fine questi temi qui, come dice Bocchino, non interessano l'elettorato, forse una parte dell'elettorato, ma interessano la democrazia però. Beh, interessa, allora, ha ragione che non hanno nessuna influenza sul voto, fatto restando però che più del 50% degli italiani non esprime un giudizio, non esprime un voto, quindi il tema vero è il dialogo che non è più aperto in un confronto politico, cioè in una sana democrazia ci dovrebbe essere un confronto, e il tema è che queste fotografie allontanano perché cercano di riecheggiare qualcosa che la stessa Premier ha detto non esiste più, cioè le persone che fanno e si comportano in questo modo non hanno ancora capito il compito, dice Giorgia Meloni, che la nostra alleanza con il centrodestra deve portare avanti. Quindi lei stessa ha a questo punto posto le sue condizioni, perché è vero che da competitori sono passati a nemici e quindi ci si alza, il clima si infervora, e in questa situazione il cittadino dice: ma se loro litigano, cioè io ve la faccio proprio piatta, se loro litigano per situazioni o storico, posizioni, o anche retaggi culturali che in teoria non dovrebbero più esistere, sì, perché le parole della Segre lo hanno detto, allora perché io devo credere che ne so, che mi tutelino il diritto alla casa, il diritto alla scuola, e quindi non votano? Anche questo fa parte, come dire, di un allontanamento dell'attenzione dal voto, e bisogna stare attenti, perché in un contesto di reciproco rispetto si ha una forza coesione. Tanto è che in Francia Bardella arriva perché lei non solo è già stata, diciamo, utilizzata più volte in campagna elettorale, ma in un confronto dove lui pone un dialogo, lui è il nuovo, non appartiene più a quella fotografia della sua, diciamo, della sua onorevole che, certo, si è presentata nella... E quindi bisogna arginare superando quella pagina, anche perché dal punto di vista di Giorgia Meloni non bisogna dare